Finisco un attimo con le domande, torno indietro. Poi, informazioni sulla sdraietta, l'ho usata per entrambe le bibite, che ha creato qualche danno. No, adesso non entrate nel senso di colpa. La sdraietta potrebbe mettere il bambino nelle condizioni di saltare delle tappe, ok? Perché comunque impedisce alcuni movimenti. Se non hanno saltato nessuna tappa, non hai creato nessun danno. Se hanno saltato delle tappe perché l'hai usata eccessivamente, monitora i movimenti che tua figlia fa e crea dei giochi dove si possono recuperare i movimenti. Cioè, se noti che non ha mai rotolato, inventa un gioco dove si rotola. Aiutala a ripetere i movimenti, ok? Perché i bambini da soli e gli adulti insieme? Osservazione di Alessandra Bortolò, che condivido. Oddio, me la sono persa questa domanda. Perché i bambini da soli e gli adulti insieme? Nel dormire, intendi? Non ho capito questa. Fino a che età il bambino ha bisogno di dormire insieme ai genitori? Allora, porrei la domanda inversa. Fino a che età i genitori hanno bisogno di dormire con il bambino? Io penso che da un anno, verso un anno e mezzo, i bambini sono in grado di dormire nella loro stanza e iniziano anche a manifestare piano piano, cioè quando il bambino inizia a manifestare il bisogno dell'affermare la sua identità, secondo me inizia a affermare anche il bisogno dei suoi spazi. Vedo che molte famiglie non preparano le camere dei bambini per anni. Un bambino dovrebbe avere la sua camera, anche se non ci dorme, sin da subito. Ed è uno spazio dove piano piano uno inizia a prendere, con il quale piano piano inizia a prendere confidenza. Quindi quando il bambino è piccolo ci passiamo del tempo, ci giochiamo, piano piano quando c'è un anno e mezzo ci iniziamo a dormire il pomeriggio e poi quando lo riconoscerai come un tuo luogo, un tuo spazio, qualcosa che ti appartiene, dove ti senti intimamente protetto, allora puoi iniziare a dormire. Io direi che un buon metodo per capire anche quando il bambino è pronto per dormire in camera sua è capire quanti risvegli fa per notte. Se un bambino si sveglia 5-6 volte per notte, io credo che per sostenibilità familiare sia il caso che dorma ancora con voi. È evidente che ha molto bisogno di una figura genitoriale ancora accanto. Quando le pause iniziano a essere più lunghe, può andare in camera sua. Una cosa che non ho detto l'altra volta è che io sono assolutamente contro le culle con le sbarre. Se ve l'hanno regalata, semplicemente togliete una sponda, ok? Quindi il bambino può scendere. Se gli fate la camera da zero, mettete il lettino, quello che si chiama lettino montessoriano. Semplicemente, senza che state a comprare qualcosa, prendete un tappeto bello pesante, morbido, caldo, che è isolante, e ci mettete il materassino sopra. Perché questo? Perché così il bambino, quando si sveglia, può venirvi a chiamare, oppure quando è stanco può andare a dormire. Cioè, l'autonomia non è solo l'autonomia nelle cose, tipo mi spoglio, mi rivesto, è anche l'autonomia nel riconoscimento dei bisogni primari. Sono stanco, sono le 8:30, vado in camera, mi metto nel letto. È mattina, sono le 6, mi sveglio, vengo in camera tua. Dovete riuscire a non cadere nella trappola dei pensieri catastrofici che hanno gli adulti. Noi pensiamo alle cose sempre in maniera tragica. Non so, tipo, ma se io lo metto in camera senza letto con le sbarre, lui si sveglia e poi chissà cosa combina. Ma cosa pensate che fa un bambino se si sveglia la notte? Viene a cercare voi, non va in giro a fare chissà che, ok? Quindi pensate quanto è la vostra paura e quanto invece quella vostra riflessione, ecco, s'aggrappa al buonsenso. Poi sono d'accordo al 100%, proprio qui nasce il problema. Se la realtà che mi circonda è così, punizioni e premi per esempio, e non ho possibilità economiche per cercare magari una realtà privata che potrebbe. Allora, se uno dice non c'ho niente intorno, non c'ho i soldi per quel poco che c'è, che si fa? Cercate di fare il vostro meglio per migliorare la scuola, nel senso che voi genitori avete il potere di fare domande, di pretendere, di chiedere incontri, cioè. Cercate di creare una situazione fertile affinché nuove conoscenze, nuove esperienze possano in qualche modo entrare. Ho visto molti genitori che piano piano hanno iniziato a lavorare ai fianchi degli insegnanti senza attacco, perché io posso anche applicare non il giudizio ma un senso di comprensione, cioè capisco che ti sei improvvisata, non giudico la tua scelta, sei finita qui, analizzo la situazione attuale. Oggi tu, insegnante improvvisata, c'è mio figlio tutti i giorni.
Se io vedo che non hai gli strumenti, ti dico, che ne pensi se iniziamo a fare dei cicli di incontri? Che ne pensi se proviamo a scegliere un libro con tutta la classe, tutti i genitori lo leggono, noi insegnanti lo leggiamo, una volta al mese ci vediamo e ne parliamo? Cioè, posso fare delle proposte. E vi linko un altro articolo che mi sa, allora, si dovrebbe chiamare Cosa posso fare per genitore per migliorare, come genitore per migliorare la scuola di mio figlio? Avevo un po' pensato anche a questa situazione. Adesso vi linko anche questo, dopo questo ve lo leggete con calma. Eccolo qua. Cosa posso fare come genitore per migliorare la scuola di mio figlio? Si chiama. Ecco. E ci sono parecchi consigli. Lo osteopata mi spinge a tenere la mia bambina i 3 mesi a pancia in giù per stimolarla ad alzarla da sola la testa, ma lei odia questa posizione e piange. È meglio aspettare che raggiunga la posizione sola quando sarà in grado di rotolare o faccio bene a metterla un po' a pancia in giù ogni giorno? Allora, io non ho competenze osteopatiche, quindi non ho idea questa proposta che ti viene fatta all'osteopata su cosa si basa. Le mie competenze riguardo il movimento, come vi ho detto l'altra volta, derivano soprattutto dagli studi di Amy Pickler, ma prevalentemente dalle osservazioni fatte in 10 anni dei bambini. Io credo che non vada mai anticipata nessuna tappa. Quindi, lascia la bambina, secondo me, poi magari riconfrontati con l'osteopata, ok? Secondo me, lascia la bambina di 3 mesi a pancia in su e aspetta che ci arrivi da sola. Anche perché se ce la metti tu, lei non conosce il movimento per passare da supina a prona, perché sei stata tu a farle fare quel movimento. Se poi arriviamo a 6 mesi e lei ancora sta solo a pancia in su e non fa movimento, ci iniziamo a fare delle domande. Ma 3 mesi è un po' troppo presto, secondo me, per metterla in questa posizione e lasciarcela. È ovvio che lei odia questa posizione e piange perché non è ancora pronta per mantenerla. Scusate, qua arrivano altre domande. How to see the link in the comment of the host? Ah, c'è anche chi scrive in inglese. Allora, io credo che dovreste avere tutti in basso una striscia nera con dei pulsanti e c'è scritto c'è chat, ok? Quindi chi non riesce a trovarlo dovrebbe trovarlo così. La domanda è stata fatta perché abbiamo spostato nostro figlio quando aveva 6-7 mesi nel lettino senza sbarre, fino verso un anno, e poi l'abbiamo fatto dormire di nuovo con noi perché abbiamo creduto di averlo spostato nel suo lettino troppo presto, e ora siamo un po' confusi, non vorremmo creare confusione in lui. Sono anch'io un po' confusa, allora aspetta, quindi fino a 6-7 mesi stava con voi, 6-7 mesi l'avete messo là, poi ci avete ripensato, abbiamo detto no, riportiamola indietro. Ma la domanda è: vi siete sentiti in colpa e quindi siete voluti tornare indietro o il bambino stava manifestando segnali di estrema difficoltà? Alcune situazioni andrebbero veramente poi capite nel singolo caso, perché da quello che tu mi scrivi mi vengono in mente tante cose. Quindi potrebbero essere il bambino che ha manifestato disagio, in realtà potrebbe essere il disagio per qualcos'altro, voi l'avete attribuito a questa cosa, siete entrati nel senso di colpa, siete tornati indietro. Tornando indietro, magari avete creato confusione in lui, quindi lui ha rialterato i suoi ritmi, insomma. C'è confusione, ma bisogna capire alla genesi di questa confusione qual è stato il motivo che va spinto a fare questo cambio. Ecco. Allora, nessuno vede i link, nessuno vede i link, facciamo così. Io li vedo, voi non li vedete, ve li metto un attimo qua su Facebook. E poi entriamo nel vivo del tema di oggi. Allora, i link ve li metto come post sulla pagina di Serendipità. Li metto adesso, se no dopo mi dimentico. Ci siamo quasi, eh? Allora, il primo che vi sto mettendo è quello cosa posso fare come genitore per migliorare la scuola di mio figlio. E uno. Poi, adesso vi metto quello delle domande. Comunque, tutti questi li trovate nel mio blog. Il blog è Hundreds of Buddhas. Allora, ecco l'altro. E voilà! Articoli postati. Ok. Adesso li dovreste vedere. Arrivo, eh?
Allora, il problema è trovare la scuola in linea con la nostra cornice valoriale. No, andate a fare le domande, vedrete che qualcuno trovate, veramente, ci sono scuole che apparentemente non sembrano aperte, ma considerate anche che ci sono molti insegnanti demoralizzati dopo tanti anni in cui si trovano davanti genitori a cui importa veramente poco e considerano la scuola un po' come un parcheggio. E sono insegnanti a cui si è iniziato un po' a fare delle domande, a cercare un dialogo, piano piano si aprono e scoprite che tutto il mondo che cercavate magari c'era già. Allora, si può mandare il bambino alla materna solo per il suo bisogno di socializzare? Secondo me i bambini dovrebbero andare alla materna. Credo che sia fondamentale che loro stiano con altri bambini della loro età. Io non credo molto nell'homeschooling, non perché non trovo che sia, che abbia, come si può dire, che non sia una modalità educativa efficace, ecco. Perché credo che il beneficio sottragga comunque delle esperienze al bambino. I bambini hanno necessità di confrontarsi con i pari, hanno necessità di confrontarsi con altri bambini, non possono avere come riferimento solo gli adulti. Non è corretto, non funziona così. Non può essere escluso dal mondo circostante. Il nido, lo stesso discorso, SNI. Nel senso, secondo me, se uno può, fino a 1 o 2 anni, dovrebbe stare con la mamma, il bambino, o col papà, comunque con una figura genitoriale, ok? L'ideale sarebbe papà e mamma si incastrano nei lavori in modo tale che o c'è uno o c'è l'altro. E poi secondo me anche il nido è una buona esperienza educativa, è una buona esperienza soprattutto sociale. Cioè sin da subito tu impari a fare tutte quelle sperimentazioni comportamentali, sociali, emotive, relazionali che prima o poi dovrai fare. E i bambini che io ho visto entrare comunque grandicelli a scuola, senza aver mai sperimentato o nido o materna, trovano un po' la strada, come possiamo dire, la strada è un po' complessa per loro, perché tutte quelle piccole scoperte che un bambino fa, se inserito all'interno di un nido o di una materna precocemente, quindi se io vengo da te, ti do una spinta, che succede? Se io voglio quel gioco, ce l'hai te, che succede? Ok, sono cose che gradualmente conquisto. Se io all'improvviso mi trovo in una realtà con tanti bambini e non mi sono mai confrontato con questi, mi posso trovare un po' spiazzato e quindi posso o sottrarmi da tutto o avere difficoltà nel gestire la frustrazione, cose che poi si superano. Però quello che io mi chiedo è: perché devo creare le condizioni per dover aiutare il bambino a superare una difficoltà che io ho creato? Non potevo evitare la difficoltà, ok? Bene! E allora, visto che mi sembra che sono riuscita a darvi un po' le risposte a tutto, cioè non le risposte a tutto, sono riuscita perlomeno a leggere tutti i vostri commenti, entriamo nel tema di oggi. Il tema di oggi è capricci, premi, punizioni e gestire le crisi dei bambini. Giusto? C'era qualcosa che è in sospeso? Se c'è qualcosa che ho detto negli incontri passati, tipo oggi parleremo di, ditemelo perché dopo non abbiamo più tempo. Scusate, c'ho sete. Eccoci qua. Dunque, partiamo da capricci, questa parola.